La tiroide è una ghiandola che si trova davanti al collo e ha la capacità di assimilare lo iodio dagli alimenti, dal mare e dall'acqua e produce degli ormoni fondamentali che svolgono delle funzioni vitali a livello del nostro organismo e sono l'ormone FT3 ed FT4. Una loro carenza, una riduzione o assenza degli ormoni tiroidei può compromettere le funzioni a livello del sistema nervoso centrale e a livello cardiaco. La ghiandola tiroidea produce gli ormoni tiroidei in seguito è stimolata da un ormone che viene rilasciato dalla ghiandola ipofisaria che si chiama il TSH. Hanno frequentemente disturbi della tiroide. I più comuni sono l'ipotiroidismo congenito, che si manifesta alla nascita e può colpire circa 1 su 120 neonati con sindrome di Down. Poi abbiamo l'ipotiroidismo subclinico, che si caratterizza per valori elevati di TSH con valori di ormoni tiroidei FT4 e FT3 nella norma. In genere questa forma di ipotiroidismo è del tutto asintomatica e può colpire soprattutto i bambini al di sotto dei 5 anni con sindrome di Down. Solo la metà dei bambini che un ipotiroidismo subclinico può poi in età adulta andare incontro ad un vero e proprio ipotiroidismo. Poi abbiamo un ipotiroidismo autoimmune che è su base autoimmunitaria, ossia il nostro organismo produce degli anticorpi diretti contro la ghiandola tiroidea. Questo è molto frequente nei bambini con sindrome di Down. Rispetto all'età adulta si può manifestare molto più precocemente, intorno ai 6 anni, mentre invece nella popolazione generale intorno agli 11 anni e può colpire entrambi i sessi, sia il sesso maschile che femminile, a differenza invece della popolazione generale in cui generalmente è più colpito il sesso femminile. Poi infine abbiamo l'ipertiroidismo sempre su base autoimmunitaria, in cui abbiamo un aumento degli ormoni tiroidei FT3 e FT4 e anche questo è molto più frequente nelle persone con sindrome di Down rispetto alla popolazione generale. I segni e i sintomi dell'ipotiroidismo sono caratterizzati da una riduzione della frequenza cardiaca, da una facile stancabilità, ci può essere una tendenza ad aumentare di peso, nelle femmine un ciclo mestruale abbondante e frequente, è caratteristica anche una secchezza cutanea, la presenza di capelli fini e secchi, ci può essere anche una stitichezza. I segni e sintomi invece dell'ipertiroidismo sono caratterizzati da un aumento della frequenza cardiaca, possiamo avere nervosismo, presenza di tremori, anche la presenza di diarrea ed alterazioni del ciclo mestruale, una tendenza alla sudorazione e può essere anche presente una ipersensibilità al caldo. Dipende dal tipo di difetto. Se ci troviamo di fronte a un ipotiroidismo, la terapia consiste nella somministrazione per bocca di farmaci di ormoni tiroidei sintetici, mentre se ci troviamo di fronte ad un ipertiroidismo, la terapia consiste nella somministrazione di farmaci per bocca che hanno lo scopo di contrastare e di ridurre la produzione di ormoni tiroidei da parte della ghiandola tiroidea. Poiché i difetti della tiroide, i disturbi della tiroide sono molto frequenti nelle persone con sindrome di Down, e noi raccomandiamo di eseguire un primo screening alla nascita, di ripeterlo intorno ai 6 mesi e successivamente di ripeterlo a 12 mesi e di eseguire dei controlli annuali.